Radio Gioventù, con il ministro Giorgia Meloni e Pierluigi Diaco. Buona giornata, benvenuti ad una nuova puntata di Radio Gioventù. Buona giornata a Diaco e dalla padrona di casa, il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni. Buongiorno, ministro. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a Pierluigi Diaco. Torniamo a parlare del progetto Giovani Energia in Comune, che ha l'obiettivo di promuovere una politica che investa sui giovani come risorsa attraverso la partecipazione a iniziative e progetti con enti pubblici e privati, con associazioni, con altre istituzioni, un accordo annuale sottoscritto dal Dipartimento della Gioventù e insieme all'ANCI. Bene, ne parleremo con Andrea Rossi, che è il coordinatore del progetto. E ne parliamo con il curatore di questo progetto, un progetto presentato che ha un titolo, Una valle allo specchio tra passato e futuro, il Casentino visto dalle nuove generazioni. Ne parliamo con Andrea Rossi, che è collegato con noi. Andrea, buona giornata, benvenuto a Radio Gioventù. Buonasera a voi e grazie per l'opportunità. Ti presento il ministro Giorgia Meloni. Buonasera Andrea, buonasera. Buonasera, bentrovata. Allora, Andrea è il coordinatore di uno dei progetti che hanno, diciamo così, vinto questo bando promosso dal Dipartimento della Gioventù, il Ministero della Gioventù, in collaborazione con ANCI, che è rivolto particolarmente ai piccoli comuni. Andrea, ci vuoi parlare di che cosa prevede, che cosa fa questa iniziativa? Sì, molto volentieri. Il progetto è in questo momento un po' in una fase matura della sua evoluzione. È nato, diciamo, anche con delle pretese abbastanza ambiziose, ma per fortuna si stanno concretizzando in maniera positiva. Il progetto è stato diviso in due livelli, uno rivolto alle scuole dell'obbligo e quindi, diciamo, ai fruitori più piccoli, e quindi attraverso dei percorsi di ricercazione sul territorio rispetto appunto alla valorizzazione delle specificità locali. E un altro livello del progetto invece alle fasce di età più grandi, quindi i giovani, attraverso dei laboratori territoriali condotti con modalità partecipative, quindi in cui la progettualità dei giovani è stata messa al centro, prima attraverso una lettura del loro contesto e poi attraverso concrete proprio azioni di progettazione e realizzazione di iniziative. Quindi, scusami se ti interrompo, sì. L'obiettivo dell'iniziativa, che riguarda alcuni, diciamo, piccoli comuni, alcune comunità montane, è quello di rafforzare il rapporto tra questi ragazzi e la loro terra, cercando, esatto, anche di insegnare loro come la specificità e l'identità della loro terra può diventare un'opportunità in periodo di globalizzazione. Quindi amare il proprio territorio per saperlo anche trasformare in qualcosa di produttivo e di utile per il nostro futuro. Assolutamente sì, fargli rendere conto che in qualche modo accanto a loro c'è un patrimonio prezioso che è il loro territorio, fatto di persone, fatto di paesaggi, che molte volte forse non viene percepito come tale o molte volte viene dato per scontato. E questo progetto aveva proprio questa ambizione, di mettere al centro la loro progettualità per andare invece a capire che cosa essi stessi potevano fare in prima persona su questo. Ecco, noi ce ne siamo già occupati, vogliamo dire che su scala nazionale evidentemente questo progetto, abbiamo trattato qualche settimana fa uno dei progetti per i grandi comuni, per esempio quello di Lecce, Officine della Musica, per un'area di interventi a favore della produzione musicale giovanile indipendente. In questo caso invece questo progetto, con una risorsa di 100.000 euro, beneficerà alcune parti delle zone già citate dal nostro ospite. I comuni sono Castel San Nicolò, Talla, Chitignano, Chiusi della Verna, insomma sono tutte piccole comunità montane in cui evidentemente, come nel resto del paese, c'è una presenza, anche se non massiccia, della comunità giovanile. Esatto. Ecco, ci puoi raccontare almeno una delle iniziative che verranno in qualche modo fatte, realizzate in uno di questi comuni? Sì, dunque appunto i comuni sono 9 comuni, 9 piccoli comuni, e il progetto è stato, diciamo, ideato e poi coordinato in questa fase proprio dalla comunità montana del Casentino, per conto del comune capofila che è Castel San Nicolò. I progetti sono abbastanza multiformi, perché andando a dare la voce ai singoli gruppi di giovani o di associazioni che si sono attivate, quindi abbiamo avuto diverse realtà, ne cito alcune, ad esempio alcune riguardano la valorizzazione e l'interpretazione di feste tradizionali in cui i giovani non erano in qualche modo coinvolti, che invece in questo modo hanno potuto dare, diciamo, il loro contributo fattivo. In altri casi, come ad esempio a Stia, è sulla valorizzazione di un particolare contesto naturalistico, che noi siamo appunto la prima valle dell'Arno, ed appunto la loro attenzione si è concentrata proprio sulla valorizzazione
dell'Arno e di una zona da sempre amata da questo paese. Altri luoghi invece hanno privilegiato, altre situazioni hanno privilegiato ad esempio anche la partecipazione dei giovani a feste, appunto come dicevo, oppure in altri casi anche a rievocazioni storiche, e in altri casi ancora anche attività proprio di lettura del territorio attraverso anche la raccolta di documenti storici, sia foto d'epoca, quindi finalizzate poi a mostre, ma anche documentari, vecchie pellicole di cinema familiare che hanno permesso di ricostruire anche una diciamo memoria. Un viaggio anche nella memoria, appunto. Senti Andrea, sì. Grazie per averci raccontato di questa iniziativa che io ricordo si chiama Una valle allo specchio tra passato e futuro, il Casentino visto dalle nuove generazioni, e ti auguriamo anche una buona giornata. Grazie mille, grazie a voi. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, bene. Buona serata.